Presentato all'Ostello Amolara di Adria, il libro Pentiti, il nuovo libro di Luca Tescaroli, attualmente procuratore capo di Prato, cresciuto e formato nella città etrusca. L'incontro è iniziato con i saluti del sindaco Massimo Barbuiani, del senatore Bartolomeo Amidei, della deputata Nadia Romeo e di Sua Eccellenza il prefetto di Rovigo Clemente Di Nuzzo. L'autore ha dialogato con Alberto Garbellini, direttore della Voce di Rovigo. Seguiamo alcuni spunti interessanti dell'incontro. Come è cambiata la mafia e quindi come cambia e come deve cambiare la lotta alla mafia? E noi ci troviamo convivere con plurime realtà mafiose da quasi 200 anni e questo è un dato di fatto. Però la costante è che nonostante l'attività di repressione che viene svolta ciclicamente, ma soprattutto negli ultimi 30 anni con un carattere di continuità che nel passato non si era mai registrata, e il livello del contrasto si è notevolmente innalzato. L'attività repressiva è stata prepotente, lo è stata in particolare nei confronti di quella che era la criminalità mafiosa più pericolosa, quella dei corleonesi e di Cosa Nostra in particolare, perché da allora i vertici di quell'organizzazione e molti esponenti estremamente pericolosi sono stati catturati, sono stati processati con il pieno rispetto delle garanzie e sono stati condannati, segno evidente di una presenza dello Stato che attraverso i suoi rappresentanti ha dimostrato di essere capace ed efficace nell'azione di contrasto. Ed oggi possiamo dire che Cosa Nostra, che aveva nei corleonesi la componente dominante, è certamente meno pericolosa di quanto non lo fosse agli inizi degli anni 90, quando si sono verificate quelle stragi. E i collaboratori di giustizia sono stati, hanno giocato un ruolo importantissimo nei successi che lo Stato ha ottenuto, però probabilmente di questo parleremo più tardi. Vi dicevo che vi sono realtà criminose mafiose di tipo differenziato, perché abbiamo altre realtà che sono parimenti note. La presenza dell''Ndrangheta ha rivestito un ruolo molto importante e si è estesa fuori dai territori di origine e ha indirizzato la propria presenza con presenze anche strutturali, non solo mere infiltrazioni, anche nelle regioni del nord e del centro. Con sempre maggiore frequenza si individuano presenze di locali in territori come in Lombardia, come il Lazio, come il Veneto, come la Toscana. Segno evidente che nonostante questo impegno massiccio dello Stato, questa piaga endemica si propaga e non si riesce ad arrestarla. Vi sono dei gruppi criminali stranieri estremamente pericolosi, mi riferisco ai gruppi criminali albanesi, cinesi, anche nigeriani, che hanno conquistato uno spazio importante. E allora bisogna, credo, interrogarsi, l'ho detto anche in altre occasioni, sul perché, nonostante questa forma prepotente di contrasto e di aggressione che vede impiegati migliaia di responsabili delle forze dell'ordine e magistrati, perché si continua ad assistere alla convivenza tra queste realtà. Questa convivenza bisogna capire come sia possibile tra il bene e il male, perché lo Stato è decisamente più forte delle strutture mafiose. Lo Stato dispone
di migliaia di appartenenti alle forze dell'ordine, numerosissimi magistrati, dispone anche dell'esercito che nelle fasi più cruente è stato impiegato nell'azione di contrasto, fornendo un supporto. E le realtà mafiose, per quanto pericolose e dinamiche, sono in una situazione di inferiorità e quindi si fatica a capire come si protragga questa forma di convivenza.